tenendo presente che il bassista di solito si muove in questo range all'incirca, poi a seconda del tipo di bassista si può spostare un po' più su, un po' più giù. Normalmente il suo compito è quello di portare le toniche, perciò le fondamentali che caratterizzano l'accordo. A noi è una nota che perciò non serve più, o meglio, possiamo tranquillamente evitare di suonare concentrandoci di più sulle altre note di cui parlavamo prima. Nel caso di Do maggiore, ad esempio, eviteremo di suonare la tonica, prenderemo la terza e la settima con la mano sinistra e nella mano destra realizzeremo le altre due estensioni di cui parlavamo, nona e tredicesima. Questa è la prima posizione. A questo ovviamente se ne alterna un'altra che vede alla mano sinistra settima e terza. Di conseguenza do sopra rivolteremo le estensioni, tredicesima e nona. Perciò di qua abbiamo questo. Se io li suono da soli, a sé stanti, questi accordi hanno un suono molto particolare, sentite come aperto. Perché comunque le note che lo compongono sono a distanza di quinta o quarta e non avendo la tonica, risultano molto eterei, molto in aria in qualche modo. Ma se io faccio così, ok, oppure mantengono ovviamente sempre il loro carattere etereo, diciamo, però sono molto più efficaci. Benissimo, adesso che abbiamo capito come si costruiscono, perciò alla mano sinistra teniamo sempre terza e settima, oppure settima e terza, e alla mano destra mettiamo le altre due estensioni, possiamo vedere come si applicano all'interno del nostro solito 2-5-1, cioè Re minore, terza di re, settima di re, nona. Qua dovrei mettere la tredicesima. Ma ci ricordiamo che prima dicevamo che negli accordi minori è preferibile mettere la quinta alla tredicesima, così da evitare l'intervallo di semitono tra la sesta e la settima. Perciò mettiamo la quinta. Questo sarà il nostro re minore. Il nostro sol settima sarà questo, che poi risolverà su Do. Ora vedete che ho fatto dei movimenti veramente minimi, veramente minuscoli, partendo da Re, terza, settima, nona, quinta, vado a Sol, settima, terza, tredicesima, nona e chiudo su Do. Terza, settima, nona, tredicesima. Potevo partire nell'altra posizione, perciò al posto di fare su Re minore terza, settima, nona, quinta, faccio settima, terza, quinta, nona. Vado su Sol, terza, settima, nona, tredicesima e chiudo su Do, settima, terza, tredicesima, nona. Ora vedete che sono esattamente le posizioni che suonavamo prima. Ecco, ma senza la tonica. Questo ci permette di essere molto più liberi e in un secondo step eventualmente di aggiungere delle altre note, colorarli molto di più. Inoltre, evitando di avere la tonica al suo interno, nel momento in cui io sto suonando con un bassista, il bassone che su Re minore suonerà sempre la nota Re, su Sol farà sempre questo e su Do non farà sempre questo. Ma cosa farà? Cercherà di mettere delle note di passaggio per collegare questi accordi. Perciò da Re per andare a Sol magari farà. E poi si collegherà per andare a Do. Sol, Do,
sempre, cioè il mio accordo sopra senza la tonica diventerà così 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ok? Mantenendo questi accordi così larghi, senza tonica, lascio più libertà di movimento al bassista, che una volta che ha suonato la tonica si può spostare su altre note. Se io invece lo imbriglio suonandogli anch'io la tonica, rischio di appesantire tutto quanto il discorso e non renderlo così intellegibile e musicale. L'idea quale sarebbe? Di utilizzare un po' di questi voicing e un po' di quelli che abbiamo visto prima, perché io posso passare tranquillamente da suonare questo a suonare cosa ho fatto? Ho cercato di fare sempre un collegamento armonico sui 251 più turnaround, adesso vi dico di cosa si tratta, però mischiando un po' di accordi sono partito con questa disposizione, poi sono passato all'altra. Che cosa ho fatto qua? Questo accordo è un accordo di La settima. Tonica, settima, terza, tredicesima, nona, per poi andare a re. Però al posto di mettergli la tonica non l'ho suonata, di modo che in un tempo lento può andare bene, ma non è fondamentale farlo. In un tempo veloce diventa 1, 2, 3, 4, 1. Eccetera, no? E via via dicendo, do delle varietà, cerco di mischiare i suoni affinché il discorso musicale risulti più vario e più interessante possibile.